chiami? Fabio. Benvenuto sulla Radio Bici. Grazie. Allora, tu sei venuto a questa manifestazione in bicicletta con un amico partendo da Fidenza, perché? Ci hanno aggiunto poi altri tre da Siena perché volevamo fare una bella pedalata e volevamo vedere come fosse la situazione della ciclabilità in Italia attraverso le varie regioni. In questa manifestazione, come in altre manifestazioni per la tutela dei diritti dei ciclisti, si parla sempre male degli amministratori locali, però poi in strada ci sono i nostri concittadini, gli automobilisti. Allora, è più colpa dei sindaci o di chi va in macchina? Io sono dell'avviso che l'educazione di chi va in macchina derivi dall'amministrazione, no? Perché se non vengono educati fin dalla scuola le persone a comportarsi in una maniera rispettosa, dolce verso le persone che non vanno a motore, allora diventeranno degli automobilisti indisciplinati, diventeranno persone che penseranno che non ci si può muovere altrimenti che a motore. E quindi la responsabilità è di entrambe le parti, insomma. Servono più piste ciclabili o più educazione? Serve più educazione, senza dubbio. Servono macchine che vadano piano. Le macchine non si possono togliere, sono necessarie e ci vado anch'io quando non posso farne a meno. Ma lo faccio stando attento agli altri. Non è sempre così, malauguratamente. Senti, ma la bicicletta è buona la domenica per andare a fare una passeggiata o può essere effettivamente un'alternativa all'auto? È buona anche per farci la passeggiata, ma è soprattutto un'alternativa all'auto quando le distanze percorse sono di pochi chilometri. È più veloce. Nella tua quotidianità è così? Assolutamente. Io in realtà utilizzo un percorso ibrido, bicicletta più treno. Faccio 12 km, devo attraversare tutta Milano e farlo in bicicletta è ancora troppo pericoloso, spero che cambi qualcosa. Con l'intermodalità è l'altro grande tema, anche da questo punto di vista di difficoltà ce n'è parecchie nel nostro paese. Sì, per esempio quando vado a prendere il treno in stazione devo spesso litigare, quasi, si fa per dire, il palo a cui legare la bicicletta perché non ci sono delle rastrelliere. E anche questa è una cosa importante di cui preoccuparsi e da realizzare, gli spazi per le bici anche quando sono ferme, no? Cosa pensi che possa cambiare con manifestazioni come queste? Speriamo che qualcuno, vuoi per interesse, vuoi per profitto, vuoi perché ci crede davvero, faccia finalmente qualcosa, no? Cominci a attivare zone ciclopedonali, le famose zone 30 che sono ancora più importanti. Speriamo che facciano le piste ciclabili, che sono importanti, ma secondo me meno di altre cose, insomma. Speriamo che facciano quello che stiamo chiedendo. È cambiato qualcosa negli ultimi anni? Io come riferimento solo Milano è poco, molto poco. Voi a Milano adesso avete Giuliano Pisapia, di investimenti ne sta facendo. Ciao, per la sindaco, sono contento di pedalare sul posto dove ti sei seduto. Di investimenti ne sta facendo, ma non abbastanza. Forse siamo noi che pretendiamo troppo, non credo. Hanno messo delle rastrelliere da poco, non sono abbastanza, ci parcheggiano già le macchine davanti. Multatele, portatele via, le multe non bastano, devono essere rimosse. Hanno messo dei pannelli luminosi, è qualcosa. Hanno fatto l'area C, togliere le macchine vuol dire lasciare più spazio alle bici, anche questo è buono. Per carità, finora è l'amministrazione che abbiamo visto che ha fatto più cose, siamo contenti. Tuttavia non basta, andate avanti per cortesia perché è indispensabile, perché la bicicletta fa parte della soluzione al problema nel traffico, non è il problema. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, Carlo.